Senatore Vincenzo Speziale ritorna da luglio scorso alla presidenza dell'aeroporto di Lamezia Terme. Presidente, ci illustri un po' quali sono i programmi dell'aeroporto di qui nei prossimi anni e un po' qual è il trend che possiamo evidenziare in questo momento? Direi che il trend dell'anno 2010 è stato molto positivo, anzi in controtendenza abbiamo avuto un aumento di passeggeri, specie nel mese di agosto abbiamo avuto un più 16,50%, quindi in controtendenza rispetto a tutti gli altri aeroporti, e noi contiamo di arrivare a fine dicembre a 1.850.000 passeggeri, e quindi diventa già un aeroporto abbastanza importante. Però stiamo per chiudere un accordo con Ryanair, abbiamo già avuto degli incontri e siamo quasi addirittura d'arrivo, per cui si avrà con Ryanair una collaborazione per cui nel 2010 dovrebbero fare dei voli molto importanti per tutta Europa, a partire dalla Spagna, Svezia, Germania, già c'è incrementare i voli nazionali e quindi si dovrebbe avere un buon accordo e quindi un notevole aumento dei passeggeri. In questo momento il traffico low cost percentualmente quanto incide sul vostro totale? Diciamo che su 1.850.000 il traffico low cost incide per circa sui 500.000 passeggeri. E quanto vi aspettate dall'aeroporto, da Ryanair, come incremento? È notevole. Non voglio dire le cifre per scaramanzia, ma è notevole. Negli anni passati com'è stato il trend? Quindi da, diciamo, gli ultimi 10 anni che ha visto comunque una grossa, di fatto, mutazione nel traffico aereo italiano. Qual è stato il vostro trend, l'andamento, anche se altalenante o quant'altro? È stato sempre positivo. Io quando ero presidente, sono stato fino al 2007, ho inaugurato il milionesimo passeggero, quindi c'è stata una specie di cerimonia anche all'aeroporto, ma non solo dal punto di vista passeggeri, ma anche dal punto di vista, diciamo, economico. È stato sempre un aeroporto attivo, nonostante sia in percentuale diciamo un 65% di pubblico, azionariato pubblico, il 35% azionariato privato. Negli anni scorsi, e per la prima volta, si sono avuti addirittura degli utili distribuiti ai vari enti che compongono l'SPA, la nostra è una SPA, e quindi è stato positivo sia dal punto di vista passeggeri che dal punto di vista. Traffico merci invece quanto incide, quindi tonnellaggi? Purtroppo pochissimo, il cargo non è molto sentito in Calabria, quindi mentre si è avuto questo trend positivo per i passeggeri, possiamo dire molto stazionario per quanto riguarda il traffico.